Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Chi vi parla è Claudio Simeoni di Marghera, che vi parlerà, come ogni giovedì a quest'ora, di magia, stregoneria e paganesimo. Qui da Radio Gamma 5, che trasmette sul 94 FM, e ricordiamo anche il numero di telefono di Radio Gamma, che è 700 700, prefissato dallo 049. Sono solo in regia con il mio grande aiutante che mi guarda alle spalle della trasmissione e i ragazzi dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, stavolta o per impegno o per qualcosa, mi hanno lasciato solo. Comunque, in questa trasmissione continueremo il discorso che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato giovedì. Ma prima di cominciare il discorso che abbiamo fatto giovedì, bisogna fare alcune premesse. Cioè, io da quando trasmetto, e questa è l'ottava trasmissione che faccio, sono sempre stati fatti parlare tutti. Ma nell'ultima trasmissione si sono riscontrate, imputandole al sottoscritto, dei concetti che il sottoscritto non ha mai espresso. Un radioascoltatore ha accusato il sottoscritto di avere una verità da vendere. E questo praticamente, questo radioascoltatore, e parliamo di Dodo naturalmente, dimentica che il sottoscritto ha sempre detto che la verità è relativa alla libertà percettiva dell'individuo e l'aumento della libertà varia conseguentemente la verità di riferimento del soggetto e di ogni soggetto. Pertanto, noi parliamo di libertà e l'esposizione delle verità assolute le lasciamo agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del matto di Nazareth. Imputare a noi il diffondere di una verità o dire che noi abbiamo la verità assoluta o cose di questo genere è di una morale pari ai cristiani responsabili dell'Inquisizione e dei campi di sterminio. Inoltre, sempre da parte di questo amico Dodo, si è permesso di insultare dei radioascoltatori, o un radioascoltatore in particolare, che manifestava simpatia per la trasmissione. E questo io lo ritengo estremamente grave, perché io sto esponendo idee e concetti, non sto tentando di litigare con le persone, né tantomeno sto tentando di convertire delle persone. Io diffondo delle idee e dei pensieri che possono piacere o non piacere, possono essere assonanti con la persona o possono essere dissonanti. Inoltre, sempre dalle telefonate, affermare che chi vi sta parlando è un imbecille, anche se non è mai stato detto ciò a parole, perché parla dei lemuri come divinità e si tenta di fregarlo. Solo perché quel nome è stato utilizzato in zoologia, beh, è un'operazione degna del pazzo di Nazareth. Quando, anziché rispondere alle rimostranti degli astanti, si limita ad insultarli. Citare i Vangeli per credere, leggersi un attimo Marco e Matteo. Dal momento che questa è una trasmissione religiosa, intendiamo mantenere il livello religioso e non cadere alla zuffa nella quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e i suoi collaterali, perché per noi sono tutti uguali, Essenei, Acquariani, Testimoni di Geova, Maomettani, Confuciani, musulmani, per noi sono sempre la stessa, sempre cristiani sono, stanno tentando di storpiare la discussione deviando da dei concetti filosofici a una contrapposizione sterile e inutile. Pertanto, io intendo tagliare quelle telefonate che anziché intervenire o discutere sulla trasmissione, eccetera, agiscono per litigare, per provocare o per cose di questo genere. Naturalmente continuerò sempre a mettere in onda tutti quelli che potrò mettere in onda, continuerò a far parlare tutti quanti, però che la discussione si basi più sui concetti e non sugli insulti gratuiti. Tenete presente che io registro tutte le trasmissioni, io ogni momento della trasmissione e spesso le trasmissioni
registro in due luoghi diversi, cioè sia dalla radio sia da chi riceve esterna, o a Marghera oppure in altre parti del Veneto. Ricordo che sto sempre bloccando le telefonate finché non ho finito l'introduzione. Vorrei ricordare ai radioascoltatori che le trasmissioni seguono la traccia della conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre del 96. Però anche quella conferenza è il risultato di 5 libri scritti dal sottoscritto e che circolano negli ambienti pagani da alcuni anni. I libri sono il libro dell'Anticristo, che contiene i concetti filosofici relativi all'Anticristo, Gesù di Nazare, l'infamia umana, che contiene delle analisi e delle comparazioni dei Vangeli ufficiali e delle comparazioni come vengono utilizzati storicamente dalla Chiesa, il Sentiero d'Oro, che è un'analisi dell'immagine della religione romana, la Teoria della Filosofia Aperta, che è una confutazione e un'analisi dei concetti filosofici dai post-kantiani ad oggi, come scolasticamente imposti, e ciò che porta a divenire eterni nella religione romana, che è un'analisi di alcuni percorsi di stregoneria nella religione dell'antica Roma. In altre parole, noi non ci siamo alzati una mattina e abbiamo inventato dei principi, noi siamo divenuti come espressione di quanto ci circonda, siamo parte integrante di quel circostante. I nostri principi non sono assimilabili a quelli seguiti dalle religioni rivelate, non hanno niente a che vedere con loro, anzi, spesso si oppongono. Il tentativo degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra di imputarci intenzioni e propositi non nostri sta a dimostrare gli effetti della pulsione di morte che li attanaglia e che vede in ogni percorso di libertà un pericolo immanente. Il pazzo di Nazareth disse: «Se non vi accolgono, scuotete la polvere dei vostri sandali». Dopodiché i cristiani hanno attraversato la storia torturando e uccidendo, seguendo il disprezzo indicato loro dal loro ipotetico fondatore. Noi non siamo disponibili a favorire l'espressione dell'orrore sotto qualsiasi forma si presenti. E questo vale come premessa. Vorrei riassumere, l'altra volta abbiamo parlato del lavoro agricolo nella religione di Roma antica. Il lavoro agricolo come operazione alchemica, cioè il lavoro agricolo come capacità dell'individuo di costruire il suo corpo luminoso e dei parallelismi che ne seguono fra il lavoro agricolo e la costruzione del corpo luminoso dentro l'individuo. In questo capitolo, altro non facciamo che rivelare i segreti dell'alchimia. Il risultato della manipolazione dell'attenzione è la grande opera, è la costruzione del corpo luminoso. Quando in alchimia sentite la grande opera, la trasmutazione del piombo in oro, e tutte queste cose, altro non è che la costruzione del corpo luminoso dentro il corpo fisico. La grande opera alchemica è la costruzione del corpo luminoso. E la grande opera alchemica, il concetto che viene espresso in quello che noi vi stiamo dicendo, è farsi divinità. I pagani non adorano una divinità, ma percependo il circostante diventano via via questa o quella divinità in relazione al loro fare e alle loro scelte. In altre parole, i pagani non adorano una divinità, ma diventano una divinità. Furono gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e i suoi predecessori ad imporre il concetto di adorazione. In questo crogiuolo in cui si forma la grande opera rispetto al lavoro agricolo, intanto salutiamo l'amico Francesco che è riuscito a raggiungersi e fra poco gli diamo anche il microfono. In questa operazione della grande opera abbiamo accennato ad alcune divinità. Noi riusciamo a comprendere, cioè io riesco a comprendere benissimo la difficoltà di comprendere il discorso che facciamo con questo. Perché prendere il lavoro agricolo all'epoca dei Romani e portarlo ad oggi, dove il lavoro è costrizione, il lavoro è pesante, il lavoro ha fini diversi che non la magia, è chiaro che non è semplice riuscire a comprendere questa trasposizione. Già l'altra volta abbiamo parlato di alcune divinità che entrano nel crogiolo. Abbiamo parlato dei semones, che sono la forza germinativa del campo, oppure la capacità iniziale dell'essere umano di generare il corpo luminoso.
Abbiamo parlato di redarator e oberator, che altro non sono che il fare attraverso il quale viene preparato il terreno, il fare attraverso il quale si disciplina la quotidianità dell'individuo. Abbiamo parlato di sera, che è la concentrazione dell'attenzione sul fare, la concentrazione dell'attenzione sul divenire del corpo luminoso. Abbiamo parlato di ostilina, che è il fare dell'essere terra, l'oggettività che favorisce lo sviluppo, è il circostante quando aiuta a plasmare il corpo luminoso. Abbiamo parlato di Imporcitor, che è quanto sorge dal circostante e si presenta come coscienza di sé, e quanto si presenta l'essere come coscienza di sé e lo spinge a svilupparsi. Abbiamo parlato di Seiya, che è la forza che protegge il seme prima della germinazione, e la forza che protegge il corpo fisico prima che il corpo luminoso si formi. Abbiamo parlato di Insitor, che è la forza sprigionata dalla relazione, è la forza che trasforma la sfida della vita in dilatazione dell'individuo. Abbiamo parlato di Sarritor e Subricantur, che altro non sono che le forze che ripuliscono l'attenzione del contadino nel lavoro del campo e ripuliscono l'attenzione dell'essere umano per affinarla nello sviluppo del corpo luminoso. Bene, fin qui è quanto abbiamo parlato l'altra volta. Ed ora continuiamo la lettura che è estremamente lunga. Francesco sta sorridendo, avrà un attimo di pazienza. Si prosegue pure, tanto io sono arrivato anche in ritardo, perciò per giustificare il ritardo ti lascio tranquillamente terminare la tua parte. Poi non c'è nessun problema, casomai al limite faremo qualche discussione con gli ascoltatori, visto che ci sono alcuni che si divertono a contestare sul nulla, comunque lo lasciamo dopo Abbiamo Claudio. già detto questo in introduzione un attimo prima che arrivassi. Va bene. Ed ecco Sator, ogni azione messa in atto da un essere della natura sprigiona energia. Ogni atto è tale da produrre in potenza un centro di energia vitale. Ogni atto è potenzialmente un atto di creazione divina in quanto fonte di divenire e di concentrazione di energia vitale che attraverso il suo potenziamento e una sequenza di mutamenti prende coscienza di sé e tende a diventare eterna mutamento dopo mutamento. Sator è la semina nella semina, è il seminare della semente. Ricorda l'attenzione come essa sia fonte di divenire eterno, in quanto fondazione di molti divenire. Ricorda l'attenzione come suo rafforzamento sia il rafforzamento del divenire di molti altri esseri, che operando per il proprio rafforzamento, operano per il rafforzamento dell'attenzione. Sator è un centro dell'energia, attento alla semina di ogni centro di energia. Sator è un guardiano per la semina dell'eternità. L'attenzione ha prodotto il fare della semina, e il fare della semina produce la crescita attraverso la quale affinare l'attenzione. Come crescono le messi, così cresce l'essere luminoso dentro l'essere fisico. Come l'essere luminoso cresce affinando la propria relazione fra le sue specificità di essere luminose e le specificità dell'essere fisico, così le messi crescono manipolando la loro attenzione, la loro volontà e le loro determinazioni, fondendole con quelle dell'essere terra e delle attese dell'essere umano. L'uno raccoglie energia dall'altro, fondando il divenire eterno dell'uno e dell'altro. L'Acturnus prende vita e diviene da questa relazione. Ogni volta che si esprime una relazione di crescita di un essere dentro un altro essere, nasce l'Acturnus, che assume nomi diversi a seconda degli oggetti che crescono dentro all'oggetto che contiene e consente la crescita. La relazione fra chi cresce e contiene la crescita è l'Acturnus, e tutti i nomi che può esprimere nelle infinite specificità con cui si presenta. La crescita di l'Acturnus esprime Patalena, il chicco germoglia e nasce la pianta, come l'essere umano feto produce il bambino, così l'essere umano adulto produce l'essere luminoso, ma non l'espressione dell'essere luminoso in tutto il suo splendore, ma quando nasce inconscio, figlio della necessità, come sottoprodotto dell'essere fisico, e nel momento in cui comprende che forse è qualche cosa di più che semplice supporto di energia all'essere fisico. Patalena è questo spuntare, questo arrancare incerto e timido nell'oggettività che gli ha consentito di esprimersi. Patalena è una potenza particolare, la coscienza dell'inconscio, la coscienza che conduce alla coscienza, alla consapevolezza, all'apprendimento delle proprie volontà e delle proprie determinazioni. Patalena è la volontà di chi non ha ancora volontà,
è la determinazione di chi non ha coscienza di essere determinato. Patalena è la stessa volontà e determinazione del feto nei confronti della madre. È volontà senza essere consapevolezza della volontà. Patalena garantiva se gesta. Se gesta garantiva la crescita degli esseri abbondantemente, perché molti erano gli esseri che si sviluppano nel seno di un altro essere. Anche l'essere umano è molti esseri, se si considera ogni sua cellula come essere. E molti esseri sono anche il suo essere luminoso, finché non acquista la consapevolezza della propria esistenza e non inizia ad esercitare le proprie determinazioni attraverso le quali costringe l'essere umano a diventare cosciente della sua presenza e del suo divenire. Solo allora si compatta diventando un solo essere di energia. Così le messi crescono parte di un solo essere. O forse sarebbe meglio dire parte di un solo divenire, ma a volte non basta una definizione per descrivere le diverse immagini che vengono proiettate. Così una definizione può apparire in contraddizione, anche se di fatto definisce aspetti diversi e priorità diverse dello stesso oggetto. Così il corpo di energia dell'essere umano cresce per diventare un solo essere, quando l'essere umano rivendica davanti all'universo il proprio diritto a diventare eterno. Ed ecco la turcina. La coscienza di sé delle messi, il loro crescere, il loro maturare, il loro germinare. Ecco la turcina, mentre si fa largo nell'esistenza. Avanza all'interno delle contraddizioni per fondare il proprio divenire, come il corpo luminoso dell'essere umano matura, fondando il proprio divenire attraverso l'esercizio della propria attenzione in relazione col circostante, così le messi maturano attraverso l'uso della loro attenzione in relazione al loro circostante. Il potere di essere del loro divenire è la turcina, un centro di energia vitale che raccogliendo la volontà e le determinazioni della specie l'aiuta a proseguire nella serie dei suoi mutamenti. Se la turcina è una forza vitale interna al divenire della specie, Populonia è una forza di relazione. Populonia è un centro di energia vitale che unisce il divenire delle messi con Giove. Il potere di essere degli esseri componenti le messi diventano uno con Giove e Giove si relaziona col divenire delle messi come si relaziona col divenire di ogni altra specie dell'essere natura. Ricordiamo che Giove è il cielo in tutte le sue manifestazioni. Populonia protegge le messi, in realtà Populonia relaziona le messi con il cielo, così il cielo protegge le messi, ma non nella misura in cui al contadino interessa che il cielo protegga le messi, ma nella relazione dialettica fra le messi e il cielo. Fra quelle messi e quel cielo in relazione al divenire del cielo e delle messi. La relazione è fra le messi e il cielo, anche se in quella relazione intervengono i desideri di chiunque è interessato al divenire del cielo e delle messi. Quei desideri si trasformano in esplosioni di volontà e di desideri che si compongono con l'esplosione di volontà e di desideri del cielo e delle messi. Non sempre il cielo risparmia le messi, e la vita non sempre risparmia gli esseri umani. Non sempre le messi danno al cielo l'opportunità che questi desidera. Non sempre i desideri del contadino sono rispettati. Non sempre succede quanto le determinazioni soggettive vorrebbero che succedesse. Non sempre. Eppure il divenire continua senza distruggere nulla, ma trasformando l'esistente fino alla costruzione della propria eternità. Questo centro di energia vitale è Populonia. I desideri soggettivi intervengono nella relazione. Le determinazioni intervengono nella relazione. Il vento vuole spazzare le messi, la grandine vuole cadere, gli insetti nutrirsi, le messi crescere e l'uomo cibarsene. E qui andremo sempre avanti con la descrizione, ma mi sembra che sia più che sufficiente per capire la relazione della costruzione del corpo luminoso. Potremmo ancora chiudere con Vector, Voltulina, Tutelina, Econditor e Promitor. Erano centri di energia vitale che assistevano alla conservazione, non la conservazione come staticità, ma la conservazione del divenuto per prepararlo ad una nuova fase di sviluppo. Il divenire è una costante nel circostante e non esiste un attimo in cui il divenire si esprime. Ma il divenire non è azione confusa, è determinata dalle condizioni. Le condizioni determinano il divenire o, se vogliamo, il soggetto attende le condizioni ottimali per continuare il proprio processo di divenire. Questa tesa non è staticità, è attesa. La staticità è quando, in presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo, questo viene impedito per un qualche motivo, l'azione della pulsione di morte o l'intervento di un'altra volontà. L'attesa è lo stadio in cui le condizioni oggettive non sono favorevoli al divenire,
Dunque, divenire in quelle condizioni è non divenire. Così il divenire dell'essere umano non viene espresso in maniera confusa. La sua potenzialità deve essere riposta con cura, con vector. Deve essere dispiegata con attenzione, si fa votulina. Deve essere protetto, diventa tutelina. Deve essere conservato, diventa conditor. E infine deve essere dispiegato, diventa promitor. Così è l'attenzione umana, questa è oggetto in sé. È oggetto di relazione col circostante, va riposta con cura, quando non utilizzata per le trasformazioni, si fa convecto. Deve essere dispiegata con attenzione, si fa votulina. Deve essere salvaguardata, si fa tutelina. Deve essere conservata, si fa conditor. E infine deve essere dispiegata, si fa promitor. Lo stesso discorso viene fatto anche per quanto riguarda la mietitura, per quanto riguarda tutte le attività agricole. Il centro del fare è l'essere umano. Ma non un essere umano che si erge a padrone dell'esistente, ma un essere umano come parte integrante dell'esistente e con l'esistente cammina verso il proprio divenire eterno. Quello che vi ho letto adesso, sono dei passi della religione romana per quanto riguarda il lavoro agricolo. E quello che mi interessava, farvi comprendere era come il lavoro veniva in effetti, dal punto di vista religioso, trasformato in una via alla stregoneria, trasformato in una via che alla fine trasformava il contadino, cioè trasformava l'essere umano, il soggetto. E questo è il segreto dell'alchimia. Volevo proprio allacciare la lettura del circostante al paganesimo, perché in tutti i paganesimi, dai paganesimi mediterranei ai paganesimi nordici, si individua la divinità attraverso quello che si fa, attraverso le proprie azioni, attraverso i propri desideri, attraverso i propri bisogni. Questa è la relazione fra l'essere umano e il circostante, ed è del circostante che parliamo. Nella prossima trasmissione parleremo invece di cosa ha scoperto la stregoneria medievale per quanto riguarda il circostante e la stregoneria attuale. Però ogni volta che noi troviamo dei nomi che indicano delle divinità pagane, dobbiamo pensare che è vero che la divinità pagana esiste in sé, ma esiste anche per il nostro fare e per le nostre azioni. E adesso vorrei passare un attimino a Francesco, intanto che io mi rilasso un pochino. Beh, visto che Claudio appunto ha esposto molto bene alcune posizioni del quanto riguarda la religione romana e i romani, però bisogna vedere che l'antica Roma non è solo un modello storico, ma è un modello concreto che può essere utilizzato, non va ripetuto in maniera meccanica, ma può dare delle possibilità di modificare la nostra vita. Io volevo un attimino agganciarmi a questo discorso dell'agricoltura. Nel politeismo e nel paganesimo, l'agricoltura è sempre legata alla divinità, nel senso che le divinità non vengono da un altro mondo, dall'esterno del mondo, si inseriscono e non fanno niente, chiedono solo di essere venerate, adorate e obbedite. Nel paganesimo, nel politeismo, anche nell'antica Grecia, ad esempio, le divinità si manifestavano, arrivavano, ma il loro arrivo non era sempre un arrivo violento. Addirittura noi possiamo prendere ad esempio Apollo, che è una delle divinità maggiormente conosciute, per un certo periodo Apollo è fatto il pastore per gli umani, senza nessun problema, non c'era nessun problema per Apollo di fare un'attività così, diciamo, povera, e non c'era nessun problema da parte del pastore di affidare le proprie greggi a una divinità. Lo stesso vediamo che Apollo, quando viaggia verso il santuario di Delfi, e insegna agli uomini l'agricoltura, insegna ad esempio la coltivazione dell'ulivo, nel senso che dà qualcosa in cambio di niente, cioè lui non dice io vi do l'ulivo e voi mi dovete venerare, voi mi dovete santificare e così via. Trova naturale, in quanto lui è legato all'essenza e alla vita degli uomini, insegnare qualcosa che possa migliorare gli uomini. E tutte quante le divinità hanno questa caratteristica. Difatti abbiamo che nell'artigianato, che è un'attività industriale di trasformazione, abbiamo delle divinità ben specifiche, che nel senso che intervengono e vanno appunto a modificare e insegnare qualcosa e servono agli artigiani. Abbiamo tantissime forme nell'antica appunto Grecia, nell'antica Roma e in tutte le altre civiltà che forniscono questi aiuti. Ma questi aiuti non sono mai dati in cambio di qualcosa, in cambio io ti do l'agricoltura, io ti do l'ulivo, io ti do qualcosa e tu mi devi venerare. Vengono dati perché la divinità vive su questo mondo, cioè la divinità cammina, agisce di fianco all'uomo, di conseguenza ha la stessa necessità dell'uomo, pur essendo divinità, e di conseguenza trova naturale, senza nessun obbligo, senza imporre, di fornire qualcosa. Cioè, le antiche immagini degli dèi non ci sono lì a dare degli insegnamenti, a dare dei comandamenti, a dare degli ordini. Sono lì a cercare di vivere in sintonia con noi. Perché? Perché per quanto riguarda appunto l'attività
fondamentale delle divinità del paganesimo, la roba fondamentale è sempre la vita, e la vita per le divinità non è in un altro mondo, ma è in questo mondo. Difatti, perché ad esempio noi abbiamo in tutte le raffigurazioni del paganesimo la divinità presentata nelle forme sempre fisiche? Perché ad esempio abbiamo che nel paganesimo non esiste una presentazione di tipo di testo sacro, di libro sacro, ma che può essere soltanto a livello di immagine, proprio perché l'immagine è una cosa che non può essere mediata. Non esistono delle leggi fisse o stabilite o che sono concordi. C'è forse una telefonata, Claudio. Ma Sono esiste la telefonate. possibilità di modificarle, di alteralle. Pronto? Io, ad esempio, possiamo fare un esempio. C'è un tralinea. Possiamo fare un esempio molto semplice. C'è un richiamino. Esiste, ad esempio, Antigone, che non è una divinità, ma è un personaggio della. Pronto? È un personaggio dell'antica Grecia. E Pronto? cosa Sì, fa per vedere la questo? linea. Questo personaggio Per dell'antica comunicare. Grecia, cosa compie? Pronto? Nota che. Pronto? Sì? Sì, beh, allora Sì, casomai ti sento. proseguiamo dopo. Buongiorno, ti metto in linea un attimo. Sì? Sì? Pronto? Sì, pronto? Mi sentite Sì, ti adesso? Sì, ti sentiamo. Ecco, bene. Volevo chiederle, nella prima parte avete citato Kant, e se per favore potete approfondire, non so, cosa ne pensano, cosa pensate voi politeisti del pensiero kantiano? E volevo anche sapere qual è il fine di tutte quelle forme di vita allo stato embrionale che non proseguono il loro ciclo vitale, come il chicco di grano che non Sì, ho germoglia o la capito. crisalide che non diventa farfalla. Ecco, Sì. metto giù e vi ascolto alla radio. Benissimo, Grazie, grazie grazie. e buongiorno. Allora, rispondo al radioascoltatore prima di prendere un'altra telefonata. Per quanto riguarda Kant, all'interno della sua critica alla ragion pura, lui ha dimostrato come non esistono prove sufficienti per dimostrare l'esistenza di Dio. Cioè Kant ha smontato tutta una serie di prove all'interno della sua critica alla ragion pura, però ha fornito alla Chiesa Cattolica e alle Chiese Cristiane l'unica prova che è inconfutabile. Infatti Kant alla fine della sua critica alla ragion pura dice, beh, qui non esiste prova di esistenza di Dio, però siccome io a Dio voglio crederci, io credo in Dio. Per cui dice, io mi arrendo davanti al condizionamento educazionale e credo in Dio. Questo è il discorso kantiano. Dopodiché kantiano è un personaggio estremamente, diciamo così, chiaro, nel senso che mette in ordine tutte le cose prima di dare la sua definizione, anche se nel discorso del tempo non sono molto d'accordo. Ma al di là di questo, quello che invece mi interessa è il discorso dove vanno a finire tutti quelli che non riescono a diventare eterni. Beh, vanno a finire dove finiscono tutti. Cioè, il corpo fisico torna a terra e l'energia vitale va nell'aria. Va nell'aria e diventa energia vitale inconscia, pronta per essere presa da chiunque se la prende. Ogni volta che noi mangiamo del cibo, assorbiamo materia, ma assorbiamo anche energia vitale. Ogni volta che noi respiriamo, respiriamo aria e respiriamo energia vitale. Ogni volta che noi facciamo delle azioni, emettiamo energia vitale. Questa energia vitale, si trasforma, viene concentrata e trasformata. La terra stessa, la natura, diciamo, è il frutto dell'energia vitale emessa dalla terra e dell'energia vitale percepita dal sole. Cioè, l'energia vitale gira nell'aria e chi non riesce a mantenerla compatta e trasformarla in coscienza, torna nell'aria e torna a disposizione di chiunque se la prende. E infatti per questo per gli stregoni e i pagani la vita è una sfida. È la sfida della costruzione del corpo luminoso, cioè di riuscire a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per questo noi mettiamo molto l'accento sul divenire, molto l'accento sul presente, sulla quotidianità, sulla sfida dell'esistenza. Nella prossima trasmissione, quando parlerò della stregoneria, questi argomenti li toccherò molto, con molta più precisione. Quelle divinità di cui ho parlato si nutrono delle trasformazioni, cioè loro devono favorire quelle trasformazioni perché di quelle trasformazioni si nutrono. Cioè, quando io dico tutelina è la divinità che tutela le cose che io faccio, no? Perché nel tutelare le cose che io faccio, io metto attenzione nel tutelare le cose che faccio e in quel momento esprimo un'energia vitale. Tutelina non fa altro che assorbire questa energia vitale
e di favorire chiunque tuteli qualcosa, chiunque metta quello stesso tipo di energia vitale, perché così lei si accresce. Allora, l'energia vitale di tutelina è formata essenzialmente di una particolare forma di energia vitale che si alimenta alimentando la capacità degli esseri umani nel tutelare ciò che hanno. Allora, tutelina e gli esseri umani lavorano insieme, in simbiosi, hanno un rapporto simbiotico perché gli esseri umani, tutelando ciò che fanno, riescono a svilupparsi meglio e tutelina si nutre della capacità degli esseri umani di svilupparsi meglio. Adesso passo a Francesco e prendiamo le telefonate. Sì, beh, il telefono è sempre il prefisso 049, il numero 700-700. Spero che appunto Claudio abbia risposto abbastanza chiaramente, e per me era chiarissimo, all'intervento dell'ascoltatrice. Volevo appunto tornare sul discorso delle regole non scritte e che si possono essere modificate. Noi tutti quanti conosciamo un nome che è esempio Antigone. Antigone è un personaggio anche famoso dal punto di vista, diciamo, del teatro, e che rappresenta appunto una persona che rifiuta delle leggi che per lei sono innaturali No, però che ti metto in diretta per forza, e che di Laura. conseguenza Se no mi decide, chiami dopo a in base al prendere. proprio discorso di giustizia, Va bene, d'accordo. di Va violarle, bene. e Ecco, un attimo solo, sì? Laura. Vai, Laura. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ciao, dimmi. Ciao. Ascoltate un attimo. Adesso no, chi è che parlava prima? No, Francesco, l'altro. Claudio. Diceva, parlavi. Claudio. Scusa. Tu mente, quando parlavi di energia vitale che si riproduce, vero? O no? La coscienza si produce, l'energia vitale è immota. Secondo me tu non escludi neanche il discorso della reincarnazione, però. No, sta attenta, io il discorso della reincarnazione personalmente lo escludo perché in tutta l'alterazione della percezione che io ho fatto, questo discorso non esiste. Cioè, io ho visto esseri nascere, esseri morire, esseri dissolversi. E questo è chiaro che io non vengo qui alla radio a parlare che io ho visto tutto questo, anche perché non gli frega niente a nessuno, cioè nessuno deve credere in me. Però questo mi porta ad escluderlo a priori, anche perché il discorso della reincarnazione, come quello del paradiso, cioè tutto quello che dà una speranza per un futuro, tende ad uccidere la capacità di prendersi nel presente la responsabilità No, nelle proprie caro, mani. no, 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 partiamo dai discorsi molto. Ascolta, premesso che partiamo da discorsi diversi, ma con questo non significa che Sì, non ci rispettiamo e non certo, valutiamo. no, tranquilla. Ecco, però, non anzi, è da sprone, perché chi crede nella reincarnazione crede al messaggio importantissimo di crescita che tu devi avere per lasciare in eredità come testimone a quell'energia che si rincarna per continuare a vivere fino a concludere quel ciclo. Quindi non è vero che c'è lassismo, che c'è indifferenza, perché tanto dici io scarico e si arrangerà chi continua, No, capisci? voglio dare una risposta. Cioè, io ad esempio non Pronto, credo in. mamma mia, ma sapete che vi sento un po', io non so, Sì, c'è una, da sentiamo una piano che certa noi la ora del tua pomeriggio, telefonata, eh? Facciamo pronto? fatica. Sì, ecco. Pronto? Pronto? Ecco, adesso ti Sì, sento. vai. Sulla reincarnazione io volevo dirti una cosa. Cioè, io non premetto che non credo nella reincarnazione, però Sì. la reincarnazione per alcune visioni pagane, ad esempio, è solo un passaggio di energia. Nell'esempio, nell'induismo si utilizza questa immagine, dice io ho una fiamma, con questa fiamma accendo un'altra fiamma, la fiamma che va a generarsi è una fiamma totalmente diversa, però il principio è diverso, nel senso cioè che io avevo una fiamma originale che non si ripete più, che non esiste più, però ha generato qualcosa. Questo ad esempio è una visione che hanno alcuni pagani della reincarnazione, però la reincarnazione non esiste, cioè in quanto non c'è un passaggio di stato, in quanto l'energia rimane sempre circolante in questa fase. Noi possiamo considerare la vita come un fiume. E questo fiume scorre, c'è una corrente che trascina tutto. A un certo punto qualcuno ha la forza, la volontà o vuole essere qualcosa e crea un vortice che un attimino separa quest'acqua. Possiamo usare anche un altro esempio. Noi abbiamo dell'acqua, la estraiamo da una bottiglia e la mettiamo in una forma che è un bicchiere. L'acqua che noi otteniamo cioè, da questa bottiglia è un contenitore diverso. Se noi la lasciamo in questo contenitore, sono separati fisicamente, però hanno la stessa sostanza. Nel momento in cui la riversiamo nella bottiglia, torna a essere di nuovo acqua. Però non c'è nessuna, cioè, non c'è nessuna modificazione di stato, nel senso che l'energia è sempre qui presente e questa energia può rientrare in circolo in maniera anonima o può coagularsi e creare un qualcosa.
Ecco. Ma sì, sì, vabbè. Comunque, voglio dire, queste io penso che quando uno crede, per esempio, a una cosa e quell'altro a quell'altra, al di là degli esempi che, per esempio, un altro te ne potrebbe portare altrettanti, cioè voglio dire che nasca proprio questo fatto, questo credo, dalle esperienze di vita che fai, da quello che senti dentro di te, al di là del fatto che si chiami paganesimo, che si chiami religione, che si chiami reincarnazione, cioè voglio dire, questo a dimostrazione che ci sono tanti pensieri e che nessuno, penso che nessuno abbia in tasca la verità, penso, sì, che il mistero della vita sia immenso, grandissimo. Lo abbiamo premesso questo, no? Cioè quello che noi contestiamo sono tutte le affermazioni a priori. Sì, 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 cioè, beh, va bene, cioè voglio dire... Noi diciamo, se a un certo punto tu... Per me pensa che quelle, siccome prima ti ho sentito che sei anche alla fine, avevi parlato con la trasmissione... Sì, Franco mi ha sfidato, sì, è vero. Franco mi ha sfidato. Sì, no, voglio dire, per me, io credo fermamente, guarda, a quel concetto che adesso non voglio ribadire perché sarebbe una ripetizione di quell'altro, ma è importantissimo proprio per tutto quanto quello che riguarda la nascita, che ognuno si porta i suoi caratteri ereditari da quello che ha ereditato, da quella sua energia iniziale, e che però necessariamente per esistere si è servito di un certo rapporto, e per non creare traumi la natura è intervenuta a favorire quella situazione ponendo delle poche disparità di somiglianza fra questi soggetti costituenti un nucleo, non so se mi sono spiegata. No, ho capito, cioè, hai capito? Certo, sì. Voglio dire, al di là del fatto che tu puoi anche nascere nero perché magari sai che necessariamente può darsi che un tuo avo fosse stato nero, anche giallo, eccetera, sì, sì, eccetera, ma sicuramente avrai qualcosa, avrai le dita dei piedi, le dita delle mani, la bocca, i denti, avrai molte cose che assomigliano come caratteristiche fisiche a quelli che in quel momento rappresentano i tuoi genitori. Ma, Laura, se tu vuoi fare una cosa più grande, puoi dire che siccome io ho due mani e 10 dita, ho dei caratteri ereditari. Beh, capisci? Sì, perché appartengo a una specie, capito? La specie si evolve in quanto specie. Non sei pietra, chiaramente, insomma. E questo è quello che voglio dire io, no? Dopodiché, però, se io ho il pensiero su qualcosa che mi funzioni dopo, cioè la reincarnazione, non riesco ad avere la visione dell'universo che si forma come coscienza totale. Cioè, se c'è la reincarnazione, non credo. Non c'è la formazione della coscienza universale, ma c'è un processo continuo, magari anche, se vuoi, reincarnazione sistematica di quelle specie, ma quelle specie sono finite. Cioè, il numero delle coscienze dell'universo... In questo cammino di crescita ci sono delle tappe, secondo me, che devono essere vissute, e potresti anche concluderle tu, perché magari allora mi si dovrebbe anche spiegare perché un bambino nasce, dopo un giorno, dopo un'ora muore, insomma, è quasi inspiegabilmente, non ha malattia, non ha niente. Beh, capisci? Nel testo che ti ho letto io c'è anche questo. Ascoltate un attimo, siccome vi confesso, guardate, che faccio un po' fatica. Adesso io metto giù e vi seguo per radio. Va bene? Grazie, ciao, arrivederci. Ciao, grazie, ciao. Sì, allora, io volevo appunto aggiungere qualcosa a questa chiamata. Il discorso dei valori che vengono ereditati o delle forme che vengono ereditate non sono dovute soltanto a un fattore individuale, ma esiste anche una cosa che Jung ha definito, ad esempio, inconscio collettivo. Gli antichi romani, ad esempio, avevano il genio del luogo, cioè nel senso il genio del luogo dava una forma, cioè, alle manifestazioni che esistevano in quel luogo. Di conseguenza, sì, beh, passa pure la telefonata. E di conseguenza queste cose hanno un loro valore, nel senso che sono una somma sia di interferenze e sia di cose che danno delle forme. Cioè, il DNA, a mio avviso, ha una certa forma, ha una certa sostanza ed è modificabile tramite anche la nostra volontà. Secondo alcuni esempi, i peli rossa hanno la convinzione, e che tra l'altro è sostenuto anche da alcuni scienziati, che sostengono che tramite il sogno noi passiamo dalle informazioni del DNA, il DNA si adegua a queste informazioni, e di conseguenza abbiamo delle mutazioni della specie.
Esistono delle variazioni, sì, esistono delle modificazioni, esistono delle alterazioni, ma sono dovute sempre a una somma di fattori, cioè noi non possiamo dire che una cosa è così solo perché esiste un unico motivo, esiste una somma di interferenze che permettono a queste cose di manifestarsi e che possono indirizzare in un certo senso. E tornavo sul discorso, appunto, casomai se qualche ascoltatore vuole approfondire questo discorso si può proseguire, non c'è problema. Volevo appunto tornare sul discorso poi anche delle leggi che facevamo prima di Antigone, che era anche un riferimento un attimo al discorso di libertà che devono avere gli individui di non imporre agli altri dei comportamenti. Antigone è un personaggio anche teatrale, molto famoso, che è famoso per la violazione delle leggi, ma viola le leggi per un discorso di giustizia. Lei vede il corpo del fratello ucciso fuori dalla città, la legge dice che non deve essere raccolto, lei dice in base alla mia giustizia questo corpo lo raccolgo. Questo qui, lei non viene punita per questo atto, in alcuni racconti, è la dimostrazione che gli uomini di fronte a delle leggi che sono scritte, che non sentono più loro, che non sono più di riferimento, che non hanno più utilità, che diventano crudeli, l'uomo ha il dovere di ribellarsi. E di fronte a questa ribellione non c'è nessuna punizione divina. Il fatto stesso che uno fa un atto di volontà, una dimostrazione della propria forza, del proprio desiderio, cioè poi possiamo chiamarlo come vogliamo perché qualcuno forza per non piacere, diciamo della propria volontà, compie questo nella convinzione di essere nella giustizia, lo fa e non ha nessuna punizione. Noi invece abbiamo nel monoteismo, ad esempio, il discorso contrario, che esistono delle leggi che sono inviolabili e di conseguenza se tu vai a violare queste leggi ne vieni punito. Per questo voglio fare un discorso fondamentale nel dire che, ad esempio, il paganesimo, il politeismo sono libertà, proprio perché non chiedono di delegare agli altri delle possibilità di giudizio, di valutazione, ma fanno carico a ogni persona di capire cos'è, cosa vuole, dove vuole arrivare, cosa vuole fare, e questo però non deve, cioè non deve assolutamente tramutarsi in una possibilità di violare la libertà degli altri, nel senso che tutti hanno un diritto di manifestazione del proprio pensiero, che sia politico, sia religioso, sia culturale. Noi non dobbiamo interferire, di conseguenza, come hanno fatto, come citava Claudio all'inizio, alcuni ascoltatori che arrivano a delle affermazioni assurde, diventa proprio pericoloso per la libertà stessa, perché queste persone in questo momento possono fare solo questo. Se fossero nate qualche secolo prima o fossero a qualche secolo, potrebbero fare gli inquisitori e bruciare le persone. Per questo io dico che è fondamentale che noi, al di là di tutto, prendiamo dei valori che sono base del paganesimo, del politismo, che sono la tolleranza e la libertà. Se noi non capiamo questo, difficilmente avremo le possibilità di percorrere una nostra via. Quello che voglio dire è che nessuno deve venirci a insegnare cosa siamo, cosa non vogliamo fare o cosa dobbiamo fare. Siamo noi che lo scegliamo. La stregoneria, ad esempio, abbiamo l'esempio più concreto, che è stato un movimento di massa nel 1600, dopo il Medioevo, pur di rinunciare a se stessi, nel presente hanno scelto la morte, cioè ha detto io non rinuncio a quello che sono, voglio esserlo e lo faccio. E loro hanno scelto di essere stregoni non solo in maniera individuale, ma in maniera collettiva. Quello che loro facevano come stregoneria non lo facevano per un futuro che dovrà venire, lo facevano per loro, loro esistere. Era un loro desiderio partecipare a quello che poi i cristiani chiamavano il sabba, ma era proprio un desiderio di vivere meglio nel presente, cioè di fronte a una realtà che è stata contaminata da idee di monoteismo, da idee di sofferenza, da idee di male, hanno detto la vita è libertà e di conseguenza noi interveniamo e noi vogliamo vivere meglio. Ho interrotto un attimino Francesco, sì. Io invece volevo riproporre il discorso che aveva fatto Laura, se Francesco non si offende, se ha qualcosa da finire. No, benissimo. Anzi, arriva una telefonata, dopo prendiamo dopo. Speriamo che non cada la linea. Pronto? Sì, pronto. Ciao Simone, ti metto in linea. Sì? Pronto? Pronto, sì, ci senti? Sì. Perfetto, vai. Ecco, forse devo andare alla radio, al limite parlo e dopo... Sì. Ecco, io intervengo perché ho sentito, mi pare, si chiami Laura, la signora, sì, che parlava prima. Ecco, che è partita dal discorso, dovete spiegarmi perché i bambini praticamente nascono e muoiono nel giro di poche ore. Diciamo, puoi parlare più forte, non riusciamo a sentire. Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì. Ecco, diciamo che io 6-7 anni fa ho cominciato da questo discorso, cioè a chiedermi perché ci sono bambini che nascono e muoiono che non hanno nessuna colpa. Ho cominciato a studiare e a leggere libri sulla teoria della reincarnazione e ero arrivato a un punto in cui ci credevo fermamente. Adesso non dico che non ci credo più, però è un'idea che ho,
che ho accantonato, perché intanto la penso come voi, perché purtroppo anche parlando con dei religiosi mi dicevano che se si viene praticamente ad approvare questa teoria reincarnazionistica non è che tutti pensino al bene che possono fare oggi, anzi se ne lavano le mani perché dicono tanto mi rincarno fra qualche anno e ho il tempo di rifarmi. Sì, questo mi ha lasciato un po' in dubbio, perché dico, se un religioso mi dice così probabilmente anche loro ci sono arrivati. Non so se mi sono spiegata. Sì, no, abbiamo capito. Ecco, è perché sento poco la radio, aspettate un attimo che... Sì, sentiamo pochissimo la tua telefonata, Simonetta. Sarà la neve che probabilmente intasa le linee telefoniche. Sono basse oggi in effetti i telefoni. Comunque... Eccomi qua, pronto, mi sentite? Sì, sì, vai, tranquilla. Ecco, adesso ho perso un po' il filo, però ecco, io praticamente ormai ero convinta, avevo letto libri, eccetera, ero anche disposta a fare un'ipnosi regressiva per vedere se effettivamente io potevo avere qualcosa, avevo provato un po' di sperimentazioni con volare con l'anima, cioè perché sono una persona che crede fermamente che siamo fatti di corpo e di spiritualità. Con volare con l'anima ne parleremo la prossima volta. Ecco, anche se comunque non è uguale. Sì, tanto per capire a che livello ero arrivata. Certo. Però dopo c'è stato un momento in cui ho avvicinato delle persone e mi hanno detto, guarda, sta attenta perché nel momento in cui tu stacchi praticamente la tua spiritualità dalla corporeità, c'è pericolo che il diavolo praticamente o chi per esso possa interferire nella tua vita. Vabbè, finisci pure dopo questa qua, è troppo importante per non risponderti. Ecco, allora, adesso io non so se voi vedete il diavolo solo come il male. No, no, come per noi non esiste, fisica. Per noi è una cosa inesistente, non esiste. Per te è una cosa inesistente e invece io sono arrivata al punto che ho capito effettivamente quando noi chiediamo che venga il regno di Dio, è perché adesso praticamente il regno del diavolo è... esistente, perché vediamo le ingiustizie, la morte, eccetera. Ma no? Fa parte della vita. Fa parte della vita, però ci sono delle condizioni in cui non ci sai spiegare effettivamente no, cosa si può sta... spiegare.